scava dei Tirreni piange la seconda vittima da coronavirus. Ieri sera, infatti, è deceduto al vecchio policlinico di Napoli il luogotenente dell'arma dei carabinieri Raffaele Palestra. L'uomo era stato trasferito dall'ospedale secondo policlinico di Napoli, dove era stato ricoverato lo scorso 17 marzo, poiché risultato positivo al Covid-19. A quanto pare, fatali sarebbero state le complicazioni respiratorie e renali delle ultime ore, che non gli avrebbero lasciato scampo. Lascia la moglie e due figli. Una tragedia che ha scosso la città metelliana, dove la notizia si è subito diffusa. Il carabiniere, in forza al nucleo investigativo di Salerno, era residente nella stessa frazione, Passiano, che ha fatto registrare la prima vittima da Covid-19 nella città metelliana, con l'83enne Antonio Milite. Il carabiniere era molto conosciuto nella città metelliana e non solo, anche per le sue doti umane e professionali. Nella tarda serata di ieri, con un'iniziativa spontanea, le volanti della Polizia di Stato, con i lampeggianti delle sirene accese, si sono fermati dinanzi al comando provinciale dei carabinieri di Via Mauri a Salerno, per manifestare la solidarietà all'arma che ha perso uno dei suoi uomini. Un momento pieno di emozione e commozione che ha visto in prima linea per il saluto dinanzi all'ingresso della caserma il colonnello Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno. Il sindaco Vincenzo Servalli, a nome dell'intera città di Cava dei Tirreni, ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia di Raffaele Palestra per la perdita del loro caro ammalatosi da Covid-19. Anche la nostra città, come tutta la nostra amata patria, scrive Servalli, sta pagando il suo prezzo a questo perfido nemico. Anche per onorare i nostri morti dovremmo essere sempre più forti e determinati nella lotta. Anche la comunità parrocchiale del Santissimo Salvatore di Passiano, a cui Raffaele Palestra era molto legato, si è stretta al dolore della famiglia del carabiniere ucciso dal coronavirus. È stato proprio il parroco Don Vincenzo Di Marino a benedire nel primo pomeriggio la salma di Raffaele Palestra dinanzi al sagrato della chiesa del Santissimo Salvatore, dove c'era anche il consigliere Luca Narbone in rappresentanza dell'amministrazione comunale ed una folta rappresentanza dell'arma dei carabinieri. Anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha espresso la sua vicinanza e quella del governo ai carabinieri. È stata sottoscritta dai consiglieri comunali di Cava dei Tirreni Renato Aliberti, Gerardo Baldi, Vincenzo Lamberti, Vincenzo Passa e Pasquale Senatore, in accordo con le forze del centrodestra cittadino, una richiesta di convocazione urgente di un consiglio comunale da svolgersi in modalità telematica. Secondo i firmatari della richiesta, a fronte della grave emergenza sanitaria ed economica, a tutt'oggi è mancato ogni doveroso confronto istituzionale tra l'amministrazione e i consiglieri comunali. Inoltre, la situazione d'emergenza causata dall'epidemia di Covid-19 rende indispensabile che l'organo rappresentativo della comunità cittadina possa ottenere direttamente dal sindaco e dalla giunta comunale informazioni in merito all'attuale situazione della città, nonché in merito ai provvedimenti assunti e alle future prospettive di azione, anche in relazione alle iniziative a tutela delle fasce deboli della popolazione. Sull'argomento abbiamo ascoltato il consigliere comunale Vincenzo Lamberti. Come dire, può sembrare una nota stonata o come dire, può destare l'impressione di una richiesta, come dire, azzardata o per motivi, finalità squisitamente politiche, ma lungi da queste considerazioni, per un motivo molto semplice. Noi ci siamo riuniti in Commissione Sanità e Servizi Sociali verso fine febbraio, però voglio dire, da quella sede non c'è stato più alcun incontro, evidentemente non ci poteva esserci, mancherebbe altro, però ci sono tante forme e modalità attraverso le quali confrontarsi, dialogare, fare il punto della situazione, ma semplicemente perché, come dire, questa terribile emergenza riguarda tutti, riguarda tutta la città, tutta la comunità locale, e quindi, come dire, un pensiero, un consiglio, una raccomandazione, un contributo da parte di tutti, soprattutto da parte di chi in questo momento riveste un ruolo istituzionale. Penso che
sia opportuno che ci sia. Dalla richiesta si è dissociata la consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Clelia Ferrara. Molto francamente io ho dato risposta più da cittadino che da consigliere comunale. La mia firma non c'è perché io quasi tutti i giorni ho contatti con il sindaco Servalli, lo telefono, mi informo, ho fatto anche una proposta che ho inviato al sindaco, che è quella di più di una settimana fa, di devolvere i gettoni dei consiglieri, di stipendi degli assessori, del presidente del consiglio e di chi ricopre incarichi importanti in politica per, diciamo, per creare un qualcosa per aiutare oppure contribuire proprio all'emergenza coronavirus. La collaborazione, il dare il contributo lo si può fare anche evitando in questo momento la convocazione di un consiglio che io lo vedo molto politico. Magari la città non può, non apprezzerebbe questa cosa. E quindi per cui avevo chiesto, insomma, Di una evitare. conferenza dei capigruppo ristretta e tutti insieme portare avanti magari delle battaglie, delle proposte per far sì che tutti, senza guardare i colori politici, ci possiamo unire e possiamo dare un grande contributo alla nostra città e un segno di responsabilità e di senso civico alla nostra città e ai nostri cittadini. Noi presenteremo questo nostro piano economico-sociale che, vi dico già, avrà risorse finanziarie per almeno 500 milioni di euro. Ma faremo soprattutto uno sforzo di semplificazione burocratica. La malattia che abbiamo in Italia è questa. Noi mettiamo sulla carta interventi anche interessanti, ma nel passaggio dai documenti alla realtà, cioè nel definire il percorso che fa arrivare i soldi in tasca ai cittadini, ci mettiamo in genere un'eternità. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha inaugurato l'ormai consueto punto della situazione settimanale, annunciando il piano economico-sociale approntato per far fronte alle conseguenze dell'emergenza coronavirus in Campania. Tra gli interventi previsti ci sono l'aiuto alle fasce deboli a tutela delle donne, sostegno al turismo, alle aziende che hanno subito danni pesanti in queste settimane, alle attività autonome, artigianali e professionisti e alle aziende agricole e della pesca. Un ampliamento di interventi per quanto riguarda la casa e il sostegno ai fitti, contributi alloggiativi e misure per il credito agevolato alle imprese. Benché sia giusto cominciare a ragionare sulla fase 2, con la graduale ripresa delle attività economiche, al momento, a parere del governatore, è prioritario mantenere alta la guardia per impedire la diffusione del Covid-19, senza farsi prendere dalla fretta che potrebbe rivelarsi deleteria. Noi stiamo cominciando a ragionare, come ovvio, anche sulla fase 2, ma la fase 2, cioè quella anche di ripresa graduale delle attività economiche, ci sarà, sarà possibile, avrà respiro e senso se si conclude la fase 1. Perché se Dio non voglia, noi per una fretta particolare decidessimo di aprire le attività in maniera indiscriminata, non solo non daremmo respiro all'economia, ma la affosseremmo, perché anziché concludere l'emergenza in un mese, ce la trascineremmo per lunghi mesi. Per porre un freno ai comportamenti irresponsabili che ancora si registrano in regione, De Luca ha richiesto l'invio di ulteriori forze armate da impiegare sul territorio. Noi contiamo di avere noi in Campania il picco e quindi l'inizio della curva discendente per fine aprile, inizio maggio. Picco discendente significa avviarci verso una riduzione dei contagi fino alla somma zero. Abbiamo registrato in questi giorni dei rilassamenti che sono intollerabili. Ho dovuto chiedere l'invio di altre 300 unità delle forze armate per la Campania a sostegno delle forze di polizia nel controllo del territorio.
abbiamo troppe realtà nell'area metropolitana della regione nelle quali c'è una disinvoltura che fa paura, ancora oggi. Ora ha inoltre lanciato un appello affinché si adottino comportamenti responsabili anche per ciò che concerne i riti religiosi in vista della Pasqua. Io faccio un appello, ci avviciniamo al periodo pasquale, perché non ci siano assembramenti per attività religiose. Voglio ricordare che noi abbiamo avuto l'inquinamento di un'intera zona, il Vallo di Diano, per due cerimonie religiose che sono state fatte 20-25 giorni fa, a Sala Consilina e ad Atena Lucana. Quindi vi prego di avere il massimo rispetto per le ordinanze fatte. Una domenica delle palme senza fedeli. Le messe potranno essere seguite solo in TV o sui social, né via Crucis né distribuzione dell'ulivo. È quanto nuovamente precisato e disposto da una nuova ordinanza del presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, che ha fatto raccomandazioni alle diocesi della regione per assicurare la sospensione di qualsiasi forma di riunione, manifestazione, iniziativa, evento e cerimonia di carattere religioso in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, al fine di evitare i rischi di contagio derivati dal contatto diretto e indiretto tra le persone. Una precisazione giunta dopo l'annuncio, poi rivisto da Monsignor Giuseppe Giudice della diocesi di Nocera Sarno, sull'apertura delle chiese contingentata per la personale preghiera, che lui stesso ha poi definito di essere stato frainteso, ritenendo di procrastinare la chiusura di tutte le chiese fino a nuove disposizioni, in ottemperanza anche dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sin da subito invece l'Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, in una lettera rivolta a sacerdoti, diaconi, religiosi, a tutti i fedeli di Salerno, ha voluto rimarcare il divieto di accesso alle chiese con validità almeno fino al 14 aprile, con la sospensione totale delle celebrazioni per evitare qualsiasi ulteriore possibilità di contagio, in quanto sarebbe impossibile la sanificazione continua e permanente degli ambienti, ed anche per dare un segnale forte, seppur doloroso, a tutte le persone affinché rispettino strettamente le limitazioni imposte dall'autorità per il bene comune. Con l'ordinanza di ieri, la numero 27 della Regione Campania, sono state prorogate fino al prossimo 13 aprile le misure precedentemente adottate, compresa quella della sospensione delle attività nei cantieri edili. Contiamo di avere il picco e quindi l'inizio della curva discendente per fine aprile, inizio maggio, ha detto in diretta Facebook il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il che significa avviarci ad una riduzione dei contagi fino alla somma zero. Il presidente della Regione De Luca ha chiamato in causa anche la presenza non giustificata di molte persone in strada, da lui definiti rilassamenti intollerabili, che hanno portato a chiedere l'invio di altre 300 unità di forze armate per la Campania a sostegno delle forze di polizia, perché ci sono troppe realtà nell'area metropolitana della regione dove c'è una disinvoltura che fa paura. In occasione della Domenica delle Palme, su iniziativa dell'ente Montecastello, dell'Arcidiocesi Amalfi-Cava e dell'amministrazione comunale, sollecitata quest'ultima anche dalla Confesercenti presieduta da Aldo Trizza, Monsignor Orazio Soricelli celebrerà dalla Cappella del Castello di Santa Diutore la Santa Messa e, al termine, dalla terrazza del Maniero impartirà la solenne benedizione eucaristica alla città. L'intera funzione religiosa sarà trasmessa in diretta da RTC Quarta Rete a partire dalle ore 9.30 e verrà irradiata in audiodiffusione dal monte in tutta la vallata. Ho felicemente accolto la richiesta del sindaco Servalli, che sollecitato da Aldo Trezza, il presidente dell'associazione commercianti, chiedeva una benedizione alla città. Quale occasione migliore è quella della Domenica delle Palme? Dunque ci siamo messi subito in moto e, nonostante i vigenti divieti, abbiamo cercato di organizzare alla meglio il tutto con i fondi messi a disposizione da poche persone. Un ringraziamento personale va al sindaco per la sua generosa offerta personale e al vescovo della diocesi di Cava d'Amalfi, Orazio, eccellente Orazio Soricelli,
perché ci ha dato la sua disponibilità. Dunque, domenica 5 aprile, la Santa Messa della Domenica delle Palme, Sua Eccellenza l'Arcivescovo Soricelli va a celebrare nella cappella del Castello Sant'Antonio. La messa è celebrata a porte chiuse, perché sappiamo benissimo i divieti che ci sono oggi, però noi la faremo seguire a tutti i cittadini cavesi con un collegamento in diretta che ci fornerà la RTC. E sarà diffusa a mezzo altoparlanti che i volenterosi hanno montato su a Castello per tutta la vallata. Termine, l'arcivescovo benedirà con il Santissimo Sacramento tutta la città. Cava è devota al Santissimo Sacramento, non a caso lo festeggia che sono 364 anni, e pertanto il Santissimo Sacramento è nelle radici di Cava dei Tiberi. E al Santissimo Sacramento noi ci possiamo per chiedere protezione. Cittadini, seguite tutti quanti la trasmissione della Santissima Messa e inginocchiatevi davanti alla benedizione del Santissimo Sacramento. Oltre alla Messa della Domenica delle Palme, tutti i riti della Settimana Santa, presieduti dall'Arcivescovo Orazio Soricelli nella concattedrale di Cava dei Tirreni a porte chiuse, saranno trasmesse in diretta su RTC Quarta Rete.